Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Per chi si connettesse oggi per la prima volta, mi presento, sono Cinzia e dal 2012 gestisco il blog Sapore di Libri, dove mi occupo di recensioni letterarie anche di autori emergenti. Per cui se siete autori emergenti e volete sottopormi il vostro libro da recensire, contattatemi all'indirizzo saporedilibri@libero.it. Io farò la recensione del vostro libro e poi andrò a promuoverla e pubblicizzarla sui vari social network. Su IBS, su Amazon, su vari gruppi di lettura su Facebook e anche qui sul mio canale Sapore di Libri di YouTube. Allora, il libro di cui voglio parlarvi oggi è appunto un'opera prima di un autore emergente. Il libro si chiama Maledictus Homo, Cielo suspensus est in tenebris, per quanto il mio latino faccia un po' abbastanza schifo ormai, visto che sono anni che non lo pratico più. E l'autore è Francesco Giannetti. Allora, premetto, quando ho pubblicato il libro, quando ho pubblicato, scusate, la recensione ieri sul gruppo di Facebook, uno mi ha scritto: ma sto libro è scritto in italiano o è scritto in latino? Allora vi garantisco che è scritto in italiano. Non vi fate prendere paura dalla lunghezza perché è abbastanza grosso, però sì, è scritto in grande e soprattutto si legge benissimo perché è un libro veramente appassionante, per cui io ci ho messo un po' a leggerlo, ma soltanto per il fatto che avevo iniziato a leggerlo mentre ancora stavo facendo la stagione lavorativa, per cui inizialmente sono andata un pochino piano, poi dopo come sono entrata nel vivo del libro e comunque come ho avuto più tempo per leggerlo, l'ho divorato letteralmente. Allora, quando Francesco mi ha mandato, innanzitutto devo ringraziarlo Francesco perché ha fatto tantissimi complimenti al mio blog, mi ha dato questo incarico di recensire, ma a quanto ho capito la mia recensione è la prima recensione effettiva che gli viene fatta, per cui lo ringrazio per questo compito, insomma, che mi ha dato e per aver scelto il mio blog. Dicevo, quando Francesco mi ha mandato la sinossi del libro con la copertina, insomma, la trama e tutto, di primo acchito, leggendolo, mi è venuto in mente il nome della rosa. Non so perché, forse perché in copertina c'è questo uomo incappucciato. Forse perché il libro è ambientato nel Medioevo, comunque perché parla di una ricerca. Fatto sta che a me, di prima acchito, appunto, ho pensato al romanzo di Eco e per tutta la durata del romanzo il protagonista io me lo sono immaginato assolutamente con la faccia di Sean Connery, anche se di fatto la descrizione che ne fa Francesco non è proprio quella di Sean Connery, però nella mia mente era Sean Connery. Leggendolo però ho capito che più che al nome della rosa, questo libro si può paragonare, volendo, a un piccolo Shantaram dell'epoca medievale, perché è un libro ricco di avventure, ma anche di tanti spunti di riflessione, che dà tanti insegnamenti. È un libro che è ambientato indicativamente, diciamo, si svolge in una zona chiamata Umbriade, che se non ho capito male si trova fra l'Umbria, la Toscana e il Lazio. Il periodo è il periodo medievale, quindi esattamente tra l'aprile del 1372 e l'ottobre del 1373. Si svolge appunto in quest'arco temporale qua. Il Maledictus Homo citato nel titolo è tratto da una frase della Bibbia, del libro di Geremia, che ora appunto siccome io ormai sono più di 20 anni che non pratico il latino, non ve la leggo perché sarei abbastanza imbarazzante con la pronuncia, però tradotta a grandi linee significa maledetto è l'uomo che confida più nell'uomo che nel Signore. Questo più o meno è il significato della frase intera. E il Maledictus Homo appunto è proprio il protagonista, Galeno. Questo Galeno è un uomo di 55 anni, quindi per l'epoca un uomo abbastanza vecchio, perché comunque nel Medioevo a 55 anni si era, diciamo, come un novantenne nostro, che ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca archeologica. Quindi lui ha speso la sua vita cercando tesori, reperti archeologici, con la speranza di riuscire a trovare quello che veniva definito l'oro del Re Barbaro, che era un tesoro di cui tutti parlavano, ma che non si sa neanche se di fatto esistesse o meno. E lui cercava questo tesoro non tanto per arricchirsi economicamente, ma quanto per avere una fama, perché se lui avesse trovato quest'oro nei secoli dei secoli il suo nome sarebbe rimasto nella storia. Quindi per lui era più una malattia, proprio più una cosa sua che non tanto che era più una ricerca appunto, per avere un riscontro economico, anche se comunque gli avrebbe fatto piacere averlo. Per fare questo, lui ha barattato, diciamo, la sua libertà
e la sua passione per questa ricerca con l'amore della sua famiglia, perché lui comunque era sposato, aveva una figlia, però moglie e la figlia, vedendo comunque quest'uomo sempre inconcludente, che non c'era mai, egoista, che pensava solo a se stesso, che spariva per mesi e mesi alla ricerca di non si sa chi, a un certo punto hanno fatto fagotto e se ne sono andati. La moglie ha trovato un altro uomo, la figlia l'ha seguita e poi, una volta diventata adulta, si è sposata con un condottiero. E adesso lui sa che questa ragazza, che non vede da 20 anni, vive su un'isola dall'altra parte del mare. E lui comunque appunto ha barattato tutta la sua vita per questo, e quindi diciamo che in questo libro la ricerca archeologica assume un po' la metafora delle chimere, quindi di cercare qualcosa che si cerca ma non si sa se si trova. E appunto, scusate. Io ho il fogliettino sotto con gli appunti perché altrimenti mi dimentico quello che devo dire. E quest'uomo appunto si trova arrivato alla soglia dei 60 anni e si rende conto che la sua vita sta per giungere a termine. È fiaccato sia nell'animo, perché comunque il fatto di aver cercato sempre e non aver trovato mai l'ha un po' destabilizzato, ed è soprattutto fiaccato nel fisico, perché comunque è un uomo che ha speso la sua vita sempre sotto le intemperie, bevendo tantissimo. E quindi lui si rende conto che la sua vita sta per giungere a termine e che di fatto non ha concluso niente. E gli verrà data però una possibilità di riscatto, perché all'improvviso nella sua vita entrerà un uomo misterioso, un uomo sempre incappucciato, che per caso o no, perché comunque si sa che il caso non esiste mai, gli darà la possibilità di riscattarsi e di vivere una nuova avventura. Questa avventura lo porterà al di là del mare a cercare sua figlia, perché comunque lui ha detto: se io nella mia vita non ho mai fatto niente di buono, quantomeno voglio morire e aver recuperato il rapporto con mia figlia e poter insomma chiederle scusa. Quindi lui partirà per questa avventura e che vivremo insieme a lui, in un racconto fatto tutto in prima persona. Ad accompagnarlo ci sono i vari personaggi protagonisti insieme a lui di questo racconto, che sono tutti personaggi che in un modo o nell'altro entrano nel cuore del lettore. Innanzitutto, appunto, il primo è questo Serrano, che è un personaggio incappucciato, un giovane incappucciato che misteriosamente entrerà nella vita di Galeno e tanto misteriosamente e repentinamente ne uscirà, però non prima di aver portato a termine la sua missione. Galeno ogni tanto riesce a vederlo in viso, perché questo ragazzo comunque ha sempre, che dovrebbe essere lui, ha sempre il volto incappucciato, però nel momento in cui lui riesce a vederlo, capisce che questa persona lui bene o male la conosce, perché ha comunque dei lineamenti che gli ricordano qualcuno, ma non riesce a capire chi possa essere e dove possa averlo visto. Poi c'è Agata, che è la fattucchiera del paese, ed è da sempre innamorata di Galeno, e da sempre lei spera che Galeno un giorno possa decidersi e invece di andarla a trovare saltuariamente come fidanzato, comunque come amante, possa appunto fare seriamente, sposarla e fare un futuro insieme a lei. Poi c'è Fiammetta, che ha un carattere molto dispotico e molto aggressivo e comunque molto diretto, che ha un rapporto speciale con Agata, e andando avanti capiremo che tipo di rapporto c'è fra le due. Poi c'è il padre Enrico, che sarebbe fratello di Agata, ed è diciamo, la persona che gestisce l'abbazia del paese dove vive Galeno, che è Castro Leronis. E lui un tempo era un malvivente, poi col tempo è diventato uomo di fede, ha avuto quella che si dice appunto la conversione sulla via di Damasco, è diventato uomo di fede, è diventato padre e sta mandando avanti con sforzi, ma comunque con umiltà e con cuore questa abbazia. Poi c'è altri personaggi che fanno parte comunque di questo racconto, frate Paolo, che è il frate laborioso che lavora insieme a padre Enrico nell'abbazia, che si occupa insomma di vari lavoretti. C'è il pastore Fausto, che è un uomo molto generoso che aiuterà Galeno in un momento di bisogno, e l'amico di una vita di Galeno, che è Fredrotto, che prima di morire gli svelerà un importantissimo segreto che rivoluzionerà completamente la vita di Galeno. Poi c'è la piccola Bianca, che è una ragazzina sfortunata, che comunque Galeno andrà a aiutare per quanto gli è possibile. E poi ci sono i tre contrabbandieri che accompagneranno appunto Galeno nel suo viaggio al di là del mare. Uno è Sabino. Sabino è un ragazzo giovane, lesto di mano, che comunque sa usare molto bene la spada e lo stiletto, e la particolarità per cui viene ricordato è perché comunque ha un occhio azzurro e un occhio verde.
Poi c'è il paino, che è il comandante, diciamo, della nave, che è un uomo molto burbero, però ha il cuore onesto e il cuore buono. E poi c'è Stinky. Stinky fa morire dal ridere. Stinky dice sempre la battuta è fuori posto, cioè lui parla quando non dovrebbe parlare, però almeno le sue battute stemperano un po' la tensione, perché ci sono dei momenti in cui sembra che le cose veramente si mettano al peggio, siano veramente critiche, e lui fa una battuta e riesce, insomma, a drammatizzare un po' la situazione. E poi c'è l'ultimo personaggio, che è, diciamo, quello più importante, quello che tira le file del, tesse le file della storia e che per forza di cose non può comparire nel romanzo, però compare sempre nei sogni di Galeno e compare per dargli qualche dritta, per rassicurarlo o a volte anche per dirgli le cose che potranno più o meno succedere in modo che lui, insomma, sappia come agire, però di fatto non compare mai realmente nella storia. E questa storia qui, come dicevo prima, è una sorta di Shantaram medievale, perché è ricca di avventure, ogni pagina è un'avventura, ne finisce una, ne comincia un'altra, colpi di scena, e proprio una era tanto a me che non succedeva, tipo di andare a fare la spesa, non so, mentre ero in coda alla cassa, tirar fuori il libro e leggermi magari quella mezza paginetta perché ero curiosa di sapere quello che sarebbe successo. Perché veramente l'attenzione è sempre al massimo e si vuole sempre sapere quello che succede nella pagina successiva. Però al di là di essere un libro ricco di avventure, è un libro che appunto dà tanti spunti di insegnamento, può avere tante chiavi di riflessione, chiavi di lettura, scusate, e dà tanti spunti di riflessione. Primo fra tutti ti insegna che nella vita bisogna essere appunto umili e che sono proprio le persone più umili, le persone, non so, come un malvivente oppure come un mendicante, quelle persone che hanno più cuore, perché sono le persone che veramente nella vita hanno sofferto e che quindi sono disposte a darti una mano. Poi, come dicevo prima, ti insegna che bisogna vivere il presente, il qui e ora, quindi non andare dietro alle chimere del passato o del futuro, perché comunque dobbiamo vivere quello che ci viene dato e che abbiamo davanti agli occhi e sfruttare quello, perché comunque il tempo passa, non siamo in eterni, non siamo infiniti e quindi dobbiamo sfruttare al massimo i giorni che ci vengano dati, perché ogni giorno in più che passa è un giorno in meno che abbiamo da vivere e un giorno in meno che abbiamo per fare le cose che ci siamo prefissi. Quindi anche le scelte che facciamo hanno un'importanza, perché fare una scelta piuttosto che un'altra va comunque a inficiare il nostro destino, a prendere un percorso e non sempre è detto che poi si possa tornare indietro. E poi un altro insegnamento che ti dà questo libro è che comunque, scusate, una chiamata, devo spegnere, è che comunque appunto è il scusate, mi sono persa. Dicevo, è che la vera ricchezza della vita sono i sentimenti. Quindi ciò che noi possiamo veramente lasciare in eredità non è le ricchezze materiali, ma quanto la ricchezza del cuore, il fatto che comunque possiamo essere ricordati dalle persone che verranno con un sorriso o con appunto con affetto. E il libro è scritto molto bene, è scritto in maniera semplice ma accattivante e è molto curato, perché comunque per scrivere un libro che non riguarda la società odierna, ma riguarda il passato, ci vuole veramente molta attenzione e da quel punto di vista è curato al massimo, tutti i dettagli, è stato veramente molto bravo. Ci ho messo 2 anni a scriverlo, ma ha fatto veramente un piccolo capolavoro. C'è solo, e lo sa, che purtroppo per una come me, maestrina della penna rossa, non potevo non notarlo, c'è qualche refuso, Però comunque Francesco ne ha conoscenza e ha detto che la prossima riedizione del libro la cosa verrà corretta. Niente di che, però io purtroppo queste cose le noto perché con l'italiano sono fatta così. Io comunque questo è un libro che assolutamente vi consiglio. È un libro che io, abituata come sono a leggere appunto narrativa contemporanea, mi ha proprio affascinato perché mi ha portato in un'altra epoca. È veramente bello, quindi leggetelo e ne vale la pena davvero. È veramente un libro che ti rimane nel cuore, ti dà tanti insegnamenti, ti fa riflettere, quindi è un libro completo al mille per mille. Quindi mi raccomando, leggetelo, è soltanto in versione cartacea perché Francesco l'ha deciso di non fare per il momento il Kindle, quindi è un bel malloppone, ma ripeto, si legge benissimo. Lo trovate anche su IBS o comunque su Amazon. E vi ricordo il mio blog, Sapore di Libri.
www.saporedilibri.blogspot.com. Per chi volesse scrivermi e propormi la sua recensione, come ho detto prima, può contattarmi all'indirizzo saporedilibri@libero.it. Io vi ringrazio per l'ascolto e commentate sotto e dite appunto se il libro vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io veramente lo consiglio, è un libro che entra di diritto fra i libri miei preferiti perché davvero mi ha coinvolta al mille per mille. Quindi leggetelo, un bacio, alla prossima!